Capisco, Sly. Le parti di Clockwork dovrebbero essere qui. È tutto sbagliato. Dobbiamo interrompere subito l'operazione. Fermo, Cooper. Ispettore Fox, bellissima e imprevedibile come sempre. Mentre voi delinquenti siete così prevedibili, tornate sempre sul luogo del delitto. Delitto? Non ho rubato nulla. Per ora. Oh, davvero? Allora chi è entrato qui ieri notte per rubare tutte le parti di Clockwork? Il movente ce l'hai. Qualcuno ha già rubato le parti. Non fare il finto tonto. Carmelita, forse non è stato lui. La tecnica d'ingresso e le guardie uccise fanno pensare a un colpo della banda Claw. La banda Claw? Agente Nila, ti ho permesso di venire con me per fare un favore alla contessa. Non mi serve nessun aiuto. Invece penso di sì. Considera i fatti. I fatti? Sly Cooper è qui. L'ho colto con le mani nel sacco. Sto solo dicendo che al mondo ci sono altri criminali oltre... Sly Cooper! Inseguiamolo! Non ti muovere! Oddio! Aspetta, Sly! Gambe in spalla, Murray! È ora di andare! Non puoi fuggire in eterno! Questo non era nei piani! Ah, già! L'imprevisto è il sale della vita! Fermati! Ehi, torna qui, sacco di pulci! Si sta mettendo male. Voi andate a preparare il furgone. Io trattengo Carmelita. Finirete tutti in prigione. Vieni a prendermi al punto d'incontro. Fermati, ladro! Carmelita è infuriata come sempre. È proprio carina quando è infuriata. E la gente Nila? Chissà se il riferimento alla banda Claw le è scappato o era intenzionale. In ogni caso è il nostro unico indizio per trovare le parti scomparse di Clockwork. Clockwork era divorato dall'invidia per la reputazione dei Cooper come ladri. È sbagliato considerarlo un mostro. No, per niente. Soltanto un mostro resterebbe in vita centinaia di anni al solo scopo di distruggere la famiglia di un rivale. Chissà quant'era grande l'odio che lo ha portato a sostituire il suo corpo mortale con macchinari senza anima. E il trucco ha funzionato. Clockwork è sopravvissuto. Ha trovato i miei genitori e io sono finito all'orfanotrofio, dove ho conosciuto i miei amici Bentley e Murray, la mente e il braccio della banda. Sono diventati la famiglia di cui avevo bisogno. 2 anni fa credevo di aver messo fine a quella storia. Che ingenuo sono stato a pensare che un simile odio si potesse spegnere così facilmente. Lui è tornato. Anche se è diviso in pezzi, è una minaccia reale. La banda Claw si rende conto di che cosa ha rubato. Posso prevedere il mio futuro, ma non voglio che sia come il mio passato.